Rendere giustizia agli ospedali del Verbano, completare le opere in itinere, valorizzare le periferie, rafforzare i collegamenti con Milano. A poche ore dal voto, Franco Compagnoni riassume così la propria mission per Luino, cominciando da quella parte di città che, seppur non affacciata sul lago, deve poter beneficiare della sua bellezza. Perché? Perché il bello che è stato creato sul lago e che l'immagine nuova che Luino ha e che segna il decennio dell'attività da sindaco di Andrea Pellicini ha la necessità di completarsi verso il centro della città e di completarsi verso le periferie e le frazioni. Perché per le frazioni l'equivalente del bello sul lago è quello di godere di un'attenzione, di una prossimità nel quotidiano che in frazione diventa strategico e fondamentale. Importante consolidare i collegamenti già esistenti, la Vergiatese va alleggerita e resa più scorrevole e i treni per Milano vanno resi più funzionali. La ferrovia esiste, è una struttura che c'è già. Si tratta di rendere funzionalmente la ferrovia più consona a quelle che sono le esigenze territoriali. Collegare Luino a Milano in un'ora, infrastrutturalmente non impone ulteriori dinamiche di intervento, impone solo la volontà politica di poter fornire un servizio e qui dialetticamente bisogna interagire. E l'ospedale? Da medico e potenziale sindaco, Compagnoni si impegna a rafforzare il ruolo di Luino, ma anche di Cittiglio, Angera e Quasso, rispetto al circolo, dice, non dobbiamo essere un ripostiglio, bensì una risorsa. Noi questa funzione periferica la conosciamo, ne siamo assolutamente consapevoli, però bisogna renderla davvero più congrua e più adeguata e io credo di poter dare un contributo da questo punto di vista e di poter dialetticamente interagire per poter ottenere di più, perché funzionalmente dobbiamo ottenere di più. Ci sono condizioni di continuità di servizio che vanno mantenute e così come sono ancora costituite non possono sicuramente tenere.